Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati sul trading su Betfair. Oggi voglio farvi vedere l'ultimo trade live. Perché l'ultimo trade live? Perché questo sarà l'ultimo video, dato che voglio concentrarmi adesso sul corso base di trading che sto preparando. Quindi ho tante diapositive, ho tanti grafici, ho tante cose e quindi devo lavorare su quello, dato che credo fortemente in questo progetto, credo fortemente in questo corso che metterò gratuitamente qui su YouTube. E quindi questo sarà l'ultimo trade live, possiamo dire, almeno per il periodo. Poi ricomincerò sicuramente a fare anche i video, dato che io tutti i giorni sono sui mercati. Come potete vedere, nell'ultima settimana e mezza ho caricato tutti i giorni praticamente un video, se non di più, al giorno. E l'ho fatto per farvi capire che io sono un trader professionista, innanzitutto. Quindi, come potete vedere, tutti i giorni ho creato dei profitti all'interno dei mercati. E quello che avete visto è solamente una parte, proprio perché io soprattutto faccio trading sui cavalli, ma dato che non ci sono in Italia, non metto i video del trading sui cavalli perché, tra virgolette, non me ne potrebbe fregare di meno, dato che sono mercati completamente diversi, trading completamente diverso quello che si fa sui cavalli. Quindi io, mi sono concentrato sul calcio, ma questa playlist l'ho fatta per farvi capire essenzialmente che potete fidarvi che le strategie che utilizzo sono reali, perché le uso proprio su Betfair, sulla piattaforma. Anche se io utilizzo il mio software Betanger Professional, in realtà li ho fatti questi trade sulla piattaforma, quindi non ci sono scuse. Sono trade live, i profitti sono reali. Le mie stake non sono stake da 2 euro, sono stake da 100 euro, se non da 200 euro, o da 50 quando uso la stake minima. Quindi, come potete vedere, io espo mi espongo al rischio. E come potete anche capire, dato che i miei guadagni arrivano dal trading, il mio corso base di trading qua su YouTube sarà gratuito per tutti. Quindi non ho bisogno di vendere cose al momento. I miei guadagni sono ottimi, come potete vedere, solamente con il calcio negli ultimi 24 ore ho fatto praticamente 400 sterline, perché appunto l'ultimo trade è ancora in corso, i mercati non sono ancora chiusi. E ho altre 47 pound e 50 da aggiungere alle mie attuali 354. Quindi, come potete vedere, c'è ancora il derby di Milano stasera, su cui farò sicuramente trading. Quindi, come potete vedere, i miei profitti sono reali. Io sono un trader sul serio e capisco che c'è tanta gente in giro che si spaccia per trader, che magari utilizzano dei software in modalità pratica, che mettono delle schermate che non si capisce bene. Io ho voluto appunto mettere tutti i giorni almeno un video in maniera chiara, nel senso, ok, questo ragazzo qui fa trading sul serio, sui mercati, diciamo, tra virgolette, ci possiamo fidare di quello che dice, almeno rendo l'idea che quello che dico almeno ne so qualcosa. Tutto qua. Questa playlist era essenzialmente per farvi un attimo capire che io davvero lavoro sui mercati. Adesso però incomincerà il corso base di trading, quindi inizierò dalle basi. E i contenuti saranno diversi, non ci saranno più queste schermate, ci saranno delle diapositive, ci saranno dei grafici, come vi dicevo. Adesso non lo so nemmeno io perché sto preparando tutto questo. Tuttavia, voglio fare un'introduzione al trading molto teorica. Non voglio assolutamente vendere, dato che è gratuito addirittura il corso, non voglio vendervi dei modi per far soldi in fretta. Non è questo, il trading non è questo, ne parlerò a lungo. Anche nel corso di YouTube non voglio vendervi assolutamente nulla, voglio semplicemente farvi avvicinare al mondo del trading sportivo, poiché in Italia sembra quasi che soltanto dei mistici riescano a fare trading, quando in realtà lo possono fare tutti, però bisogna studiare, ci sono tante cose da sapere, tante cose da sapere. Non è una cosa che fai subito, ecco. Quindi l'ultimo trade di oggi, un trade molto veloce a dire il vero. Ho bancato lo 0-0 come al solito, snipe fine primo tempo, la quota addirittura di 3,2. 3,2 è una quota veramente bassa, poiché lo Strasburgo, match tra l'altro di Serie A francese, Ligue 1, lo Strasburgo non faceva 0-0, non ha mai fatto 0-0, addirittura è da settembre, da prima di settembre che non fa uno 0-0, e quindi incredibile, una forma così, a fine primo tempo addirittura mi si presenta una quota, scusate, di 3,2. Io mi ci sono fiondato, tempo davvero 4 minuti, 3 minuti, è entrato il gol, quindi davvero praticamente 50 euro, saranno anche di più, 55 euro in 4-5 minuti, non è male, e grazie all'analisi. Adesso io vi posso garantire che questa particolare tecnica
non mi va male da almeno un mese e mezzo. Davvero, da almeno un mese e mezzo con la giusta analisi. Questo è un metodo infallibile perché basta vedere le statistiche. Se noi prendiamo le statistiche e sappiamo che quante volte è finita 0-0 in stagione, 0%, potete capire che in teoria, in un mondo perfetto, avremmo un 100% strike rate. Naturalmente non è così perché c'è la variance sempre negli eventi, nel trading, anche nel match betting, per esempio. Quelli che fanno match betting sul casinò, io lo facevo un po' di anni fa, mi ricordo, c'è la variance, cioè può andarti bene 10 volte di fila, ma può anche andarti male 10 volte di fila, perché c'è una variance, ma sul lungo periodo, sul lungo termine, una strategia del genere non può che portarvi degli ottimi profitti. Perché guardate le statistiche, ragazzi, guardate le statistiche, non è mai finita 0-0, questa squadra non fa mai 0-0. E quindi significa che la volta magari che voi fate il trading e finisce 0-0, vabbè, può capitare, ma nel lungo periodo io dico fate 100 trade a quote, scusatevi, fate 100 trade con 2 euro, fate 100 trade puntando 2 euro, vi andrà bene 70, 80, 90 volte su 100. Quindi adesso... Ovviamente io sto inserendo, mi sto esponendo nei mercati con una responsabilità importante perché ogni volta ho almeno 100 sterline in ballo, ma io me lo posso permettere nel senso che per me è una percentuale della mia banca e quindi non ci sono problemi e questo lo farete anche voi quando costruirete la vostra banca. Semplicemente il trader deve trovare le strategie che sul lungo periodo funzionano e quindi sul lungo periodo portano a ritorni sugli investimenti. Ricordate che il trader, finanziario o sportivo, è uguale alla fine, cerca dei ritorni sui propri investimenti. Noi stiamo investendo i nostri soldi su delle partite di calcio, ma ci sono delle strategie che sono testate, che hanno uno strike rate. E questo strike rate è del 90%, e se quelle 10 volte su 100 che ti va male non perdi di più di quello che fai nelle 90 volte che vinci, hai un ritorno sull'investimento. È molto semplice in realtà, ragazzi. Quello che vi spiegherò è che il trader ha semplicemente bisogno che le volte che gli va bene superano come profitto le volte in cui va male. Ecco, tutto qua. Poi ci sono mille strategie, ci sono mille modi di far trading e questo ne parliamo. Comunque, ragazzi, io vi ringrazio sempre per vedermi. Diciamo che questo canale sta iniziando a essere un po' popolare. Adesso non voglio assolutamente tirarmela, che sono uno youtuber, ma voglio ringraziarvi e voglio dire che sto iniziando ad avere tanti messaggi e mi piace sta cosa, sono contento. E anche dei commenti, e anche dei mi piace, dei non mi piace, non c'è nessun problema. Io sono qua, vi aiuterò, farò questo corso trade di base. Spero che in tanti lo vogliate guardare. Adesso vado proprio a preparare le ultime, diciamo, diapositive per la prima lezione. Chiudiamo con 24 ore, oltre 400 sterline, quindi quasi 500 euro in un giorno. Direi che va benissimo. Solo con il calcio, ragazzi, solo con il calcio 500 euro in un giorno. Vi assicuro che è qualcosa di raggiungibile. Non sto dicendo che solo io lo faccio. Dico, è qualcosa di raggiungibile fare queste cifre. È qualcosa di raggiungibile, ma bisogna studiare. Nulla arriva così facilmente nella vita, ragazzi. Bisogna studiare, bisogna impegnarsi. Io ho studiato tante ore trading, tantissime ore, perché ho creduto in questa disciplina. E quindi ho creduto in questa disciplina, ho avuto anche sicuramente dei mentori importanti nel mondo del trading, ma ho creduto in questa cosa e ne sto appunto prendendo i frutti. Lo Strasburgo ha fatto un altro gol, ma non mi sentivo di bancare l'1-0. Ragazzi, io vi saluto. Era semplicemente un finale di questa playlist per adesso dei trade live. Spero che voi abbiate voglia di continuare a guardare i miei video nel corso trading che inizierò adesso. Vi auguro buona fortuna con i vostri trade e noi ci vediamo tra poco nel famoso corso che sto per iniziare. Quindi ricordatevi di iscrivervi o di fare le varie cose per avere gli aggiornamenti quando arrivano i nuovi video, di seguirmi su Instagram. Vi saluto tutti, vi ringrazio e noi ci vediamo nei prossimi video.